Con l'allenatore del Real Forio Monti, una partita che, come dicevamo anche con il suo collega Maradona, fosse finita tre minuti prima avrebbe avuto tutt'altro risultato, avrebbe probabilmente anche visto voi con un umore sicuramente diverso. No, vabbè, ma forse questa è colpa mia, perché nel recupero, visto che non si era potuta vincere, volevo cercare di portare almeno questo punto a casa e ho messo un difensore in più e nonostante tutto abbiamo fatto calciare, eravamo in sei, abbiamo fatto calciare uno liberamente dalla linea dell'area di rigore, quindi quando succedono queste cose è colpa dell'allenatore che in quel caso ha fatto la scelta sbagliata. E poi al di là di tutti i problemi che noi abbiamo e abbiamo avuto fino adesso è un ruolino di marcia che non va bene, tre partite in casa le abbiamo perse tutte e tre, o con i due rigori o con un rigore inesistente o con le due espulsioni, comunque la statistica dice che abbiamo perso e due punti sono pochissimi, quindi la situazione è una situazione, diciamo, brutta, una situazione che ci mette il morale sotto ai tacchi e quindi diciamo, non va bene. Bisogna sicuramente trovare altre energie, immagino che per uno come lei non ci sia una strada diversa da quella del lavoro. Ma anche questa settimana l'abbiamo preparata come tutte le altre volte, abbiamo preparata penso bene, però poi vedi l'episodio ti condanna e se l'episodio succede spesso vuol dire che ci sono dei limiti e in primis, ripeto, è colpa mia che sono l'allenatore. Abbiamo delle difficoltà, però comunque eravamo riusciti ad avere due occasioni limpidissime e a non subire gol fino a quel momento. Purtroppo, ripeto, il resto sono tutte chiacchiere, abbiamo perso la terza partita in casa e questo è un dato di fatto. È come se addrizza, cercando, diciamo, di non far pesare questo momento brutto ai ragazzi in un certo modo, a molti sono giovani, e cercando poi quando c'è la possibilità o ci sarà la possibilità di fare qualche innesto per sostituire, diciamo, qualche acquisto sbagliato da parte mia.